Oggi abbiamo lanciato con il Codacons la possibilità per i cittadini romani di costituirsi parte civile nel processo per Mafia Capitale che si aprirà il 5 novembre prossimo a Roma. Perché abbiamo ritenuto di dover affiancare il Codacons in questa battaglia? Perché il Codacons sta dando la possibilità ai cittadini romani di entrare in questo che è il più grosso processo romano degli ultimi 20 anni probabilmente e che viene fatto per portare i cittadini ad avere un po' di giustizia che spesso e volentieri nell'azione amministrativa del Comune di Roma gli è stata negata. Noi come movimento politico che porta i cittadini all'interno delle istituzioni non potevamo ovviamente che accogliere favorevolmente un'iniziativa del genere e per questo motivo daremo tutto il supporto possibile a livello istituzionale a questa iniziativa. Sì, come movimento fatto da cittadini non possiamo che condividere questa azione intrapresa dal Codacons a tutela dei cittadini stessi, quindi di costituzione di parte civile in questo processo penale di Mafia Capitale che sta facendo emergere questo mondo indegno, questo mondo di mezzo riprovevole e che a quanto apprendiamo dall'ANAC stesso, quindi dalla relazione dell'ANAC, ha ampiamente operato in perfetta continuità con gli stessi numeri, le stesse percentuali, anzi forse anche con un incremento del volume d'affari, tanto nella precedente consigliatura di Alemanno, tanto nell'attuale consigliatura del sindaco Marino che non si è accorto di nulla. Nonostante tutte le nostre segnalazioni, perché in questi anni, in questi 2 anni e mezzo abbiamo fatto attività di proposta, ma anche tante indagini, e tante segnalazioni, un'attività ispettiva importante, segnalando tante cose a questa giunta, al sindaco Marino, dalla per noi legittimità della delibera di vendita del patrimonio, alle tante proroghe, agli affidamenti diretti, alle somme urgenze, alle proroghe sull'emergenza abitativa, sui tanti appalti, al come si lucra sulla gestione dei campi rom, tutte cose che abbiamo debitamente segnalato anche in esposti perché le segnalavamo preventivamente al sindaco Marino, ma poi le delibere passavano ugualmente costringendoci appunto a fare anche esposti in Corte dei Conti, quindi buona fede sì. Si presume però, come dire, la nostra volontà di averne, diciamo così, inizia a vacillare. Quindi proprio per questo ben venga questa azione intrapresa dal Codacons a tutela dei cittadini, azione su cui stiamo facendo anche le nostre valutazioni personali ma a cui daremo massimo supporto anche perché con questo organo, con il Codacons, si è creata da alcuni tempi una vera e propria sinergia, una sinergia fatta sui tempi, fatta come diremmo noi del Movimento 5 Stelle, di provvedimento in provvedimento, di azione in azione, abbiamo fatto già alcuni esposti insieme, stiamo lavorando su alcune cose e ecco, come dicevo, si è creata una sinergia anche perché noi da consiglieri, ciascuno dalle rispettive posizioni, loro da organismo che tutela i consumatori, ma noi possiamo accedere a molte informazioni, a molti documenti della pubblica amministrazione del Comune di Roma e quindi possiamo dare un supporto concreto anche nell'ambito di questa azione e del buon esito della costituzione di parte civile in questo procedimento penale appunto a tutela dei cittadini.